E benvenuti sul canale YouTube Max California 86. Il video di oggi riguarda No Time to Die, ultimo capitolo della saga di James Bond con Daniel Craig. Sarebbe dovuto uscire ad aprile 2020, ma alla fine è stato rinviato per colpa di questa pandemia, con i cinema che erano chiusi sia negli Stati Uniti che in Europa, e quindi è stato rinviato ulteriormente. Quando riguarda questo capitolo, la regia è stata affidata al regista americano Cary Fukunaga. Comunque, ve ne parlo dopo la sigla. Alla fine di Spectre, il quarto capitolo della saga con Daniel Craig, avevamo visto James Bond andare via con Madeleine Swann e ricominciare una nuova vita. All'inizio di No Time to Die lo ritroviamo insieme a lei in vacanza per alcuni giorni di riposo. Non riesce a godersi la pensione da pia al servizio della regina, in quanto un suo vecchio amico Felix Leiter lo richiama all'azione. C'è una minaccia incombente e l'unico che può svolgere questo lavoro è James Bond. Cary Fukunaga dirige per la prima volta un capitolo della saga di James Bond e lo fa alla grande. Un finale scontato sarebbe stato quello di Spectre, dove c'era il lieto fine, ma Cary Fukunaga ha deciso di sorprendere non solo lo spettatore medio, ma anche i fan della spia britannica. Diciamo che questo film mi è piaciuto molto. Ho apprezzato anche il finale, che è un po' diverso non solo dagli altri quattro capitoli della saga con Daniel Craig, ma anche in generale dagli altri capitoli della saga con Pierce Brosnan, Roger Moore e Sean Connery. Quello che ho apprezzato di meno di No Time to Die è la durata della pellicola. Infatti si sentono tutte le 2 ore e 40 di film. Infatti ogni tanto verso il finale guardavo l'orologio per capire quando sarebbe finito. Non è un buon segno quando lo spettatore si guarda intorno e non è soddisfatto della durata. E poi anche il villain, che non è stato sviluppato bene. Consiglio la visione di questo film non solo ai fan della saga di James Bond, ma anche ai fan di Daniel Craig, a chi si è approcciato da poco con la saga di James Bond, e anche allo spettatore medio che non conosceva gli altri 24 film della saga sulla spia al servizio della regina. Se dovessi dare un voto a questo film, il mio sarebbe un bell'8, nonostante il villain non mi abbia convinto al 100%. Diciamo che è stata una conclusione col botto, quella della saga di James Bond con Daniel Craig. Nei mesi precedenti l'uscita del film ci sono stati degli articoli con
i toto nomi per il dopo Daniel Craig. Tra i vari candidati ci sono Idris Elba, che però che purtroppo non potrà essere preso in considerazione perché ha un'età un po' troppo avanzata per iniziare una nuova saga, in quanto ha 49 anni. Poi c'è Tom Hiddleston, Henry Cavill, Tom Hardy, anche se fisicamente è simile a Daniel Craig. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube Max California 86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere se il film lo avete visto o no, se siete fan della saga di James Bond di Daniel Craig e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane. In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, nel quale trovate il mio gruppo Max California 86, al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando non solo notizie sui miei contenuti, ma anche news sul cinema e le serie TV. Questa settimana, purtroppo, per impegni dei miei ospiti, non ci sarà la seconda puntata della seconda stagione del format al Max qualche chiacchiera. Spero di poter fare una live sul mio canale YouTube mercoledì prossimo. Poi vi aggiornerò nei prossimi giorni sui miei profili social. Un saluto e ad un prossimo video qui sul canale YouTube Max California 86.